Aung San Suu Kyi punta alla presidenza del Myanmar nel 2015. Lo ha annunciato la stessa leader dell'opposizione birmana, spiegando che il suo partito cercherà di modificare la Costituzione per cancellare il divieto di candidarsi per coloro che hanno congiunti con passaporto straniero. Sono la leader di un partito e devo assumermi il coraggio di essere presidente. Se questo è ciò che vuole la gente, lo farò. Proporremo al Parlamento di cambiare la Costituzione, una richiesta che portiamo avanti non solo per permettere la mia candidatura alla presidenza. La leader democratica birmana, premio Nobel per la pace, è appena tornata dagli Stati Uniti, dove è stata accolta come eroina della democrazia, mentre nel suo paese le prime riforme riaccendono il conflitto religioso tra maggioranza buddista e minoranza musulmana, per anni sopito sotto il pugno di ferro del regime. Un'emergenza che ha innescato le prime critiche contro Aung San Suu Kyi. In patria c'è chi l'accusa di non tenere a cuore le sorti della comunità islamica.